Come ben sapete, ed è inutile che vi ripeto 100.000 volte, visto che lo stanno facendo tutti, è stato inserito il Foot Power Ranger. Scusate questa simpatica battuta. Ovvero delle fasce di prezzo che secondo me hanno rovinato FIFA Ultimate Team 2015. Facendo un giro per i siti di crediti, ho notato che su Golda, se andiamo o su PS4 o Xbox One, troviamo questi qua, ovvero 9.000 crediti, free FIFA 15 coins. E questa è una sorta di protesta dei siti di crediti verso questa nuova rivoluzione dell'EA Sports. Ora vi insegno come acquistare questi crediti gratuitamente. Allora, come sempre, per chi già ha acquistato dovete inserire la vostra email. Io ora inserisco la mia, giusto per farvi vedere che funziona tutto. Qui scrivete il vostro nome, un nome così a caso come volete voi. Qui, come potete vedere, ci sono i giocatori che potete mettere. Ovviamente c'è l'offerta di 4.000 crediti e l'offerta di 9.000 crediti. Parto col dire che non so sicuramente se si può abusare di questa offerta oppure si può prendere solo una volta al giorno. Quindi io già l'ho effettuata prima e ora non so se mi arrivano. Come potete ben vedere ci sono Townsend, Carlos Vela, quindi tutti fissati da un prezzo minimo di 600 e un massimo di 9.000. Io ho scelto Xavi. Qui basta che cliccate sul giocatore e vi esce automaticamente qui. Mettete il nome del vostro club, non vi dimenticate di fissarlo a prezzo minimo 700 e a prezzo massimo 9.000. Dopo che avete effettuato questi passaggi, avete controllato che sia tutto fatto bene e sicuramente avete messo il giocatore in vendita, andate su Get Free Coins. Una volta fatto questo, vi si apre un'altra pagina e vi dice: you have acquired the free coins today, try again after 24 hours. Come vi ho detto, io già ho abusato di questa offerta, quindi l'ho presa un po' in un posto dove non posso esprimermi. Comunque, facendo questo passaggio vi si apre una schermata e vi dice il codice seriale del vostro acquisto. E dopo un paio di minuti, se non minuti, orette, dovrebbero arrivare i vostri crediti. E con questo vi saluto e vi invito a passare dalla nostra pagina Noi Malati di Foot su Facebook, dove sarete sempre aggiornati su nuove notizie, dove faremo contest anche se in maniera molto limitata visto questo aggiornamento, dove faremo delle prediction, ci sarò io a fare delle prediction e molti altri admin, e dove parleremo molto del mondo di foot. Arrivederci ragazzi, alla prossima.